La notizia della revoca della concessione a Strada dei Parchi della gestione delle autostrade A24 e A25 ha provocato molte reazioni. La notizia è arrivata ieri, nel corso del Consiglio dei Ministri. Il Governo ha parlato ancora una volta di gravi inadempienze della società nella gestione. Il decreto legge ora prevede l'immediato subentro di ANAS e inoltre l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Autostrade partirà con una serie di ispezioni per verificare le condizioni di sicurezza delle infrastrutture. Per gli utenti al momento è esclusa una variazione delle tariffe. Strada dei Parchi ha immediatamente reagito, sostenendo di averlo appreso a mezzo stampa, ha parlato di una scelta ritorsiva ingiustificata dal momento che erano stati loro a decidere di avviare il procedimento per la rescissione, annunciano però pure le vie legali. La notizia forse era già nell'aria, ma le reazioni sono state molteplici. Il ministro Orlando dice che è un segnale importante, il governatore abruzzese Marco Marsilio sostiene che erano anni che si chiedeva al governo di fare una scelta, l'onorevole Pezzopane parla di revoca positiva ma chiede di non far avere ripercussioni su utenza e personale, mentre Maurizio Acerbo sostiene che non c'è da esultare ma da vederci chiaro, ribadendo che questo è il fallimento della privatizzazione delle autostrade, contro la quale Rifondazione Comunista si batte da sempre. Si profila però all'orizzonte un braccio di ferro da 2,5 miliardi. Questo è l'indennizzo chiesto da Strada dei Parchi in caso di cessione anticipata del rapporto. Una vicenda che ruota attorno al PEF, il piano economico finanziario fermo al 2013, questo nonostante moltissime versioni e due commissari. Gli amministratori di Abruzzo e Lazio però vogliono mantenere inalterati gli obiettivi della battaglia, sicurezza e riduzione delle tariffe. Inoltre, in questa fase così delicata di passaggio di gestione, chiediamo che vengano salvaguardati tutti i posti di lavoro, tutti i lavoratori. A tal fine abbiamo mandato una nota sia al Ministro e a tutto il Governo e una nota ai capigruppo di Camera e Senato affinché si facciano portavoce e garante delle nostre istanze nelle sedi istituzionali. Diciamo l'unica notizia buona di questa vicenda è che finalmente si sa che strada vuole intraprendere l'esecutivo nazionale e quindi attraverso la revoca procedere direttamente attraverso la società in house di ANAS a provvedere a tutte quelle opere che sono necessarie, cioè la messa in sicurezza dell'autostrada e finalmente la garanzia di una percorribilità in tempi decenti.